Non vado dalle parti dell'Easy Rider. Come fai a dirlo? A dire che? Come fai a dirlo se non sai dove si trova l'Easy Rider? Oh, ma certo che lo so. È uno di quei locali che si trovano vicino all'Università Potomac. Oltretutto, è dove Jordi lavora, no? Sì, infatti. Tu sai sempre tutto, vero? Sì, so tutto. Farei bene a ricordartelo. Cosa? Hai fatto pedinare Jordi, perciò sai dove si trova l'Easy Rider. Non è affatto vero. Allora come mai una volta ho visto Frank Burgess da quelle parti? Ce lo avevi mandato tu per vedere dove si cacciava Jordi, no? Non ti biasimo, comunque. Ci sono una quantità di posti poco raccomandabili qui a Washington. Brenda, Frank Burgess ora non lavora più per noi. E se è andato all'Easy Rider, è una cosa che non mi riguarda. Non credo l'abbia tirato lì lo spirito goliardico degli studenti. Ora devo andare. Mamma, non potresti deviare un po' e accompagnarmi? Non ho voglia di passare la serata in questa catacomba da sola. Devi fare i compiti. No, li ho già fatti tutti nel doposcuola. Sono diventata una vera secchiona. Mamma, ho voglia di andare in città e stare con i miei amici. Inoltre c'è una serata speciale all'Easy Rider. Oh, e che c'è di speciale? Beh, qualcosa di molto nuovo, visto che Wally ha preso l'iniziativa di offrire musica dal vivo e stasera Lisbeth Bachman canterà. Oh no. Perché no? Che vuoi dire? Beh, l'ho detto perché... Perché vorrei che mio figlio si tenesse il più possibile alla larga dalla signorina Lisbeth Bachman. Evidentemente è proprio per stare accanto a lei che lavora in quel postaccio. Ma no, mamma, è un posto come si deve. Lisbeth Bachman non è certo una persona come si deve. E per quanto ne so io, ha un'influenza negativa su Jordi. Non so se è negativa, ma l'influenza su di lui ce l'ha certo. Quando la guarda resta imbambolato con la lingua che gli pende fuori al punto che rischia di inciamparci. Brenda. Sì? Hai fatto un corso speciale per dire delle volgarità o ti vengono così, spontanee? Lascia perdere, è chiaro che ti vengono spontanee. Beh, cara, mi spiace, ma ora devi proprio scusarmi. Ho rischio di fare tardi al mio appuntamento. Mamma! Domani? Mamma! Benvenuta, benvenuta, signora. Lasci stare i nomi. Allora, mi fai entrare o mi lascia in anticamera? Certo, certo, si accomodi. Penso che a quella porta ci sia un paletto. Sì, ma... Beh, lo metta. Non ci tengo a vedere entrare qui mio figlio mentre stiamo parlando. Si sieda. Si sieda. Abbiamo un sacco di cose da dirci. Io penso proprio di no. Non sono in visita di cortesia. Voglio fissare un prezzo per quello che mi ha rubato e andarmene di qui il più presto possibile. D'accordo, come vuole lei, signora. Sto aspettando. Che cosa? Come che cosa? Un prezzo, un'offerta. Non faccia lo spiritoso. Non è un'opera d'arte. No, non lo so. Ho visto di peggio. Shelley ho lavorato con grande impegno. Non ha nessun valore altro che per me. Lei dice? Non ci avevo pensato. Allora farò bene a tastare il mercato per vedere se è vero. Come sarebbe? Beh, andrò a interpellare altri possibili clienti. Chi lo sa, forse a qualcuno del mio bar interessa un bel filmetto porno. Basta! Deve smetterla di scherzare con me. No, Bella, è tutto il contrario. È lei che cerca di scherzare. Io faccio solo affari, se lo metta in testa.